Andiamo quindi a vedere la molteplicità dei macrostati più disordinati di tutti. Il 50-50 è il più probabile. Siamo a 10 alla 29 microstati diversi, una enormità. Dopodiché la molteplicità ritorna ad assumere i valori che assumeva prima del 50-50, per esempio il 51-49 ha la stessa molteplicità del 49-51 e quindi piano piano ritorna questa molteplicità a valori piccoli fino a 100 per l'ultimo macrostato 99-1, il penultimo, e fino a molteplicità 1 solo, soltanto 1, per il macrostato più ordinato di tutti, 100-0. Questo è il grafico che riporta la molteplicità, quindi il numero dei microstati per ciascuno dei 101 macrostati. Vediamo il 50-50, macrostato più disordinato di tutti, che ha la massima molteplicità, 10 alla 29. E vediamo anche che la molteplicità di tutti gli altri, macrostati è praticamente nulla, almeno fino a un 30-70 o un 70-30, soltanto intorno a 35 o 65 comincia ad avvertirsi una molteplicità significativa. È chiaro che lasciando il sistema libero di evolvere spontaneamente non lo troveremo praticamente mai in questi macrostati di bassa probabilità, ma lo troveremo quasi sicuramente in uno di questi macrostati invece più disordinati, per esempio se non sarà proprio il 50-50, potrà essere il 49, il 48, il 47, volendo anche il 40, il 41 o il 42 e simmetrici dall'altra parte, ma certamente non lo troveremo mai nel macrostato, per esempio 20-80 o peggio ancora 10-90. Figuriamoci 0-100 o 100-0.